Terza Pagina Magazine. E noi rientriamo qui in studio, sempre dallo studio 1 dell'Osi Park in Roma. Abbiamo ascoltato una grande icona che poi vabbè, la commenteremo poi sempre con Nicolò Carosi. Bene, passiamo subito al prossimo intervento, prossimo ospite qui di oggi nell'angolo di Maria Antonietta Scavina. Buonasera a te Maria Antonietta, prima di tutto. Buonasera a voi. Eccoci buonasera. Qua, buonasera a te. E diamo il benvenuto, beh, una scrittrice ti dice non solo, a Silvia Ciompi. Buonasera a te Silvia. Buonasera a voi. Prego Maria Antonietta. Ecco, allora, Silvia Ciompi è di Campiglia Marittima, è toscana, è giovanissima. Quanti anni hai Silvia? 27. Ed è al suo terzo e mezzo, perché sta per farne un quarto, terzo e mezzo romanzo. Ha iniziato a scrivere così per divertimento, non lo sa nemmeno lei forse perché, quando è stata molto brava a scuola. Tu hai frequentato il classico? Ho fatto lo scientifico. Ah, ecco. Ma quando hai cominciato a scrivere racconti, a scrivere delle cose per te, non so, tenevi un diario, cosa facevi? Io ho sempre scritto fin da piccola, soprattutto scrivevo poesie, perché mio nonno paterno appunto ha sempre scritto poesie, mi ricordo i quaderni dove scriveva poesie dedicate a noi nipoti, a mia nonna, e quindi mi ha un po' tramandato questa passione e quindi ho iniziato anch'io a scrivere, però non credevo che poi avrei mai concretizzato questa cosa con la scrittura di un romanzo vero e proprio. Non credevi di andare avanti. No, esatto. Però era un desiderio che avevo, soprattutto negli anni delle superiori, dove non ero particolarmente inserita nella classe, avevo un po' di problemi, ecco, di bullismo, cose del genere, e speravo nella scrittura di un romanzo come una sorta di rivalsa, insomma. Come mai avevi una sorta di bullismo? Per vari motivi, uno tra i quali ho raccontato anche alle mie lettrici che avevo molte difficoltà a leggere ad alta voce. Ho capito. Una forma di dislessia, diciamo, mai riconosciuta. Quindi facevo fatica, però la scrittura rappresentava per me una sorta di rivalsa. E infatti poi durante gli anni dell'università, il primo e secondo anno di università, ho iniziato quasi per gioco a scrivere la storia che poi è diventata Tutto il buio dei miei giorni, il mio primo romanzo, e ho scoperto una piattaforma dove si potevano caricare le storie, che è Wattpad. Ecco, spiega che cos'è per chi non la conosce. Sì, esatto. Wattpad è una specie di social per aspiranti scrittori e lettori famelici, potremmo dire così. È una piattaforma dove si caricano gratuitamente le proprie storie e invece da lettori si leggono le storie che sono sulla piattaforma e si pubblicano a capitoli. Quindi c'è una pubblicazione, uno decide con che cadenza pubblicare i capitoli della propria storia. Io ho iniziato lì a pubblicare i capitoli di alcune mie storie e quella che ha avuto più fortuna, diciamo, Tutto il buio dei miei giorni, che poi è stata notata da Sterling in Cooper che l'ha presa e l'ha pubblicata. Ecco, perché Wattpad è anche, diciamo, un luogo dove gli editor vanno a curiosare, a vedere se c'è qualche talento, no, da portare, sì, da sì, portare esatto. In casa editrice. In questo caso, ecco, ti hanno notato, per cui hai cominciato a fare il tuo primo romanzo. E il tuo primo romanzo è andato subito bene? Sì, è andato molto bene. Non me l'aspettavo, ecco, è una storia un po' particolare perché fonde insieme due tematiche un po' inusuali per il romance, perché comunque è un romanzo rosa, che sono la disabilità, perché la protagonista rimane paralizzata dalla vita in giù a seguito di un incidente che avviene proprio nelle primissime pagine, e gli ultras, perché tutta la storia orbita intorno al mondo degli ultras, del calcio e del tipo organizzato. Quindi due temi completamente diversi tra di loro e anche due temi che difficilmente si uniscono, no? In un parallelismo, invece tu sei riuscita
a unirli, sei riuscita a farne una storia di questo, no? E perché evidentemente, ma è una storia che ti ha ispirato, una storia vera, oppure così la tua fantasia è andata a pescare? No, la storia di per sé dell'incidente non è una storia vera. Mi è nata questa idea in un mondo che conosco bene, che è quello della curva e dello stadio, perché ci vado fin da piccola e quindi mi è nata questa voglia di raccontare un po' questo mondo non sempre mostrato sotto tutte le varie sfaccettature che ha, e insieme volevo raccontare una storia di diversità, e quindi ho pensato alla disabilità, che forse è una forma di diversità molto evidente, certo, perché poi si marchia fisicamente. Infatti Camilla, protagonista, rimane appunto paralizzata dalla vita in giù, ma anche una lesione al braccio che poi la costringe a fare fisioterapia per tanti mesi, e quindi c'è la diversità in varie forme, no? E anche il coraggio, la forza. Il secondo romanzo invece? Il secondo romanzo è uno spin-off del primo, quindi si ricollega ai protagonisti del primo romanzo, anche se è autoconclusivo e indipendente, cioè possono essere letti separatamente, sì, oppure uno dopo l'altro, e si intitola Tutto il male nei tuoi occhi, e diciamo riprende un po' il filone del primo, perché i protagonisti sono un ultra, quindi che attinge sempre al mondo della curva, che diventa forse anche più presente nel secondo romanzo, e la protagonista invece è un'amica di Camille, che è la protagonista del primo, e anche lei ha subito gravi danni dopo un incidente stradale. Loro si conoscono in una clinica di riabilitazione dove ci sono tante storie e tanti pazienti che per malattie degenerative oppure per incidenti, insomma, hanno storie molto vissuti, molto particolari, molto intensi, diciamo così. Tu hai unito praticamente il campo, il mondo molto duro degli ultra, no? Molto ha una grande sensibilità, perché sei andata poi a scavare anche in quella che è la diversità, e sei riuscita a mettere insieme delle storie che, come dicevo prima, difficilmente, no, hanno qualcosa che le possa fare andare avanti insieme. Invece sei riuscita con la tua scrittura a fare questo. Questo ultimo romanzo invece, Volevo solo sfiorare il cielo, che è disponibile anche in versione ebook appena uscito, e anche questa è una storia d'amore, tormentata tra le spiagge dell'Isola d'Elba e la periferia romana, che ci racconterà, insomma, questa una storia diversa. Ecco, qui non c'è più lo sport, non c'è più, ci sono soltanto dei ragazzi che si innamorano in vacanza. Io non l'ho detto, per quello ti faccio sì, domanda. Diciamo che apparentemente è questo. Volevo raccontare una storia che fosse diversa dalle prime due, un po'. La mia paura era anche di ricadere sempre nella solita trama, no? Perché poi staccarsi da un mondo che mi sono portata dietro per ben due romanzi di 350 pagine rotte era difficile. E quindi ho pensato a una storia diversa anche per target, perché i protagonisti hanno 18 anni, Clelia e Lorenzo, e durante l'estate che precede il loro esame di maturità si conoscono all'Isola d'Elba, che diventa assoluta protagonista della loro storia. E apparentemente sì, è una storia d'amore tra questi due ragazzi che hanno subito non poche ferite dalla vita, perché Clelia ha perso la madre in un incidente stradale e si sente profondamente responsabile per questa perdita, e Lorenzo invece nasconde un segreto che non diremo per non fare spoiler, però diventerà assolutamente dominante nella seconda parte, trasformando il romanzo in una storia molto più... diciamo pesante, ma nel senso di profonda. Ecco, tocca temi molto, molto importanti: la malattia, la perdita, l'accettazione del proprio destino. E quindi è una storia un po' diversa rispetto all'Isola d'Elba. L'Isola d'Elba è un luogo dove tu vai spesso, oppure l'hai fatta protagonista, però senza conoscerla a fondo?
No, la conosco bene, non a livello forse geografico, perché sono sempre andata nei soliti posti, quindi Portoferraio e Latona, dove andavo in vacanza da piccola con i miei genitori. Quindi i primi ricordi delle vacanze sono tutti all'isola di Elba, però la conosco, rappresenta, ecco, è un'isola che rappresenta un po' un rifugio lontano, un'isola ricca di memoria per me, perché stando a Campiglia Marittima, che è a pochi minuti da Piombino, che è il porto di partenza dei traghetti per l'isola, insomma, l'isola è sempre di fronte a noi, che siamo dalla parte di qua del Certo, canale, la bellissima Indre. sì, è Mentre un'isola. la periferia romana, tu l'hai conosciuta per qualche motivo oppure così l'hai raccontata senza entrarci dentro? No, l'ho raccontata cercando di leggere il più possibile anche romanzi ambientati lì, di vedere film, però non la conosco di persona. Conosco bene invece la periferia di Livorno, che era protagonista dei primi due romanzi, e quello che volevo fare era tornare un po', nella periferia, che è un luogo che nella cultura c'è sempre, bene o male. Però spostarlo rispetto alla Toscana, perché sennò veramente divento toscano-centrica, e lo sono un po', me ne rendo conto, perché sono molto legata ai luoghi, la mia scrittura dipende molto dai luoghi. E quindi ho scelto Roma perché Lorenzo doveva venire da un posto lontano dall'isola, ecco, doveva. Completamente diverso, Sì, sì, esatto. completamente diverso. Ecco, scusa, tu hai sorelle, fratelli? Sì, ho un fratello. Fratello più piccolo? Un fratello del 90, classe 96, quindi ha 3 anni meno di me. Chi è che legge i tuoi libri prima di farli leggere all'editore in Questa è casa? una bella domanda, perché in casa non li legge nessuno. Il Ah, sì? fratello non legge romanzi, legge tantissimi manuali, libri di psicologia. Lui è un economista, quindi Ho punta sui capito. numeri e non sulle parole. La mamma, che è la persona di cui temo di più il giudizio, non ha ancora letto niente di mio, nessuno dei tre, perché insomma, no, non lo so, forse è una cosa un po' personale Forma di tra pudore, le. una forma di Sì, esatto. pudore. Però sono E, contenti di questi tuoi successi. sì, sono molto contenti. Tu quanto tempo, cioè praticamente dedichi il tuo tempo moltissimo alla scrittura. Sì, dedico tanto tempo alla scrittura, poi faccio anche un lavoro stagionale nei mesi dell'estate, lavoro un po' particolare perché lavoro in una fabbrica alimentare, quindi un lavoro totalmente diverso, che però invece per la scrittura è stato fondamentale, anzi nel quarto romanzo diventerà anche protagonista. E, Addirittura. sì, e sì, poi il mio tempo lo dedico prevalentemente alla scrittura, ecco. E allo studio correlato alla scrittura, quindi studio di corsi di scrittura, corsi di narratologia, insomma, cose Insomma, legate. la scrittura comunque è il tuo futuro, è quello che tu ormai vuoi fare, Me lo e fa auguro. parte della tua vita, ecco, fa Sì, ci parte della tua provo. vita, fa parte. Hai fatto molti incontri, a parte il lockdown, per presentare i tuoi libri? Sì, prima del lockdown, sì, ho avuto la fortuna di girare abbastanza tra Milano, Salerno, Firenze, Livorno, insomma, Pisa. Ho girato un po'. Senti, qual è il tuo scrittore e la tua scrittrice preferita? Allora, scrittore, sono indecisa tra Paolo Giordano e Niccolò Ammanniti. Invece scrittrice direi Silvia Vallone o Margaret Mazzantini, anche qui due nomi. Che riprendono un po' il tuo modo di raccontare, no? Ma tu sei Abbiamo di classe. è cascata la linea, penso, di Silvia, è cascata la linea a Silvia. E Maria Antonietta, guarda, prova a richiamare tutte e due. Ci salutiamo. No, richiamiamo subito Silvia e chiamo anche te. Provo adesso un attimino, piccolo Ok. break con Nicolò. Prego, Nicolò. Eccoci nuovamente qui in attesa che richiamiamo questo dialogo sulla scrittura. Io voglio ricordare
naturalmente il titolo di questo romanzo intitolato Volevo solo sfiorare il cielo, l'autrice Silvia Ciompi, e a breve torneremo a parlare con lei attraverso naturalmente l'ausilio di una voce autorevole come quella di Maria Antonietta Schiavina, che di volta in volta ci presenta e ci rappresenta quello che è l'arte attraverso le sue cordiali diciamo interviste, che sono un modo per raccontare quello che accade anche nel mondo della cultura e dell'arte di oggi, con il suo modo pacato, con la sua arguzia nel fare le giuste domande per avere delle risposte che possano in qualche modo creare degli itinerari veramente limpidi di quella che è in questo caso la scrittura. E quindi ecco, stanno per tornare in onda, vi chiedo di rimanere in linea con noi perché fra pochissimo ascolteremo nuovamente Maria Antonietta Schiavina e Silvia Ciompi. Eccoci qua, Maria Antonietta e Silvia, ci siamo, prego. Prego Maria Antonietta, ci sei? Ci siamo? Ci siamo? Maria Antonietta? Sì, Silvia, sono qui. Prego Silvia, prego Maria Antonietta. Silvia, ci sei? Sì, ci sono. Prego, prego, a voi, prego. Niente, adesso questo romanzo che stai scrivendo, lo pensi di finirlo entro l'estate, visto che in estate poi andrai a lavorare in questa azienda alimentare? Sì, anche perché ho già la scadenza contrattuale, quindi finirlo entro settembre. Non ti viene l'angoscia quando hai una scadenza e mancano pochi giorni, così come li vivi? È la prima volta che in realtà ho una scadenza, che mi fanno il contratto prima ancora di leggere il libro. Per me, che sono una persona molto ansiosa, sì, è un'ansia continua questa cosa. Ormai si fidano, questo vuol dire che la Sperling si fida di te. Speriamo di non disattendere la fiducia. Sto scrivendo assolutamente. Senti, leggerò i tuoi libri e probabilmente ci vedremo anche, perché io abito a San Vincenzo e se finirà il lockdown magari faremo anche qualche evento. Speriamo. Maria Antonietta, abbiamo ancora 5 minuti a disposizione, prego. Sì, abbiamo ancora 5 minuti. Prego, perché sono allora, tanti. Guarda, prego. Silvia, raccontami un po' i tuoi amici, il tuo mondo campigliese venturinese com'è? Ma il mondo campigliese venturinese, diciamo che io sono una persona da poche amicizie che durano però da sempre, ecco. L'ambiente che mi piace di più è sicuramente quello dello stadio, della curva, che è la curva del Livorno, anche sì, che purtroppo stanno allenando in acque pessime. E quindi è anche un luogo di forte ispirazione, una passione che condivido un po' con tutte le mie amici di qui. Che hai più amici maschi a questo punto? No, anche femmine. Sì, paradossalmente credevo che lo stadio fosse una passione, forse si pensa che lo stadio sia una passione prevalentemente maschile. E invece no. Però in realtà noi siamo tre ragazze, seguiamo il Livorno, andiamo in trasferta, spesso anche sole. E anche con la scrittura di Tutto il buio e di Tutto il mare ho trovato tantissime ragazze che amano il calcio, il mondo del tifo, magari non specificamente calcistico, ma anche ad esempio il basket ha una forte tradizione nostra. E quindi questo ha anche un po' decretato il successo dei romanzi, cosa che non mi aspettavo, perché WhatsApp è una piattaforma dove il target è soprattutto femminile e soprattutto sotto i 20-25 anni. E quindi forse hai fatto una cosa nuova, no? Per cui sì, una cosa nuova. Credo sia stato quello che abbia... Ecco, penso che abbia attirato un po' i lettori. Comunque ti faccio veramente tanti in bocca al lupo, sei una grazie persona mille, chiaramente con delle idee, li porti avanti, non è facile abitando in un piccolo paese, però scrivere si può scrivere dappertutto, vero Silvia?
Ecco, va bene, allora ci vediamo al prossimo, va bene? Io grazie, ringrazio tutta, ringrazio veramente di cuore per l'angolo di Maria Antonietta Schiavina, ringrazio Silvia Ciompi con il suo ultimo romanzo Volevo solo sfiorare il cielo. Grazie di essere stata qui con noi a Terza Pagina Magazine, grazie a Maria Antonietta Schiavina, ci risentiamo poi dietro le quinte come sempre. Grazie a voi, grazie, comprate il libro e leggetelo. Grazie e a presto. Ciao Silvia. Ciao. Ciao.